Un altro importante valore è quello della benevolenza e il sentimento della sofferenza a cui è dedicato. Il quinto capitolo di Bushido, l'anima del Giappone, di Nitobe Inazo, e qui vedremo di riassumerlo e presentarlo. Qui ci viene detto subito che l'amore, la generosità, l'affetto nei confronti del prossimo, la simpatia, la pietà sono virtù. E sono virtù universali, tipiche della specie umana, dell'anima umana, è qualcosa di diverso, anche l'anima umana, piuttosto che la specie. E tra di esse la benevolenza ha una natura importante, principesca, ma non tanto perché è centrale nell'anima, gerarchicamente superiore, ma anche perché era quella ritenuta più idonea al ruolo del principe, no? La benevolenza, l'essere aperto e generoso agli altri. Rispetto alle persone con cui abbiamo a che fare. La virtù è la radice e la ricchezza è il risultato, ci dice Confucio. Quindi non bisogna mirare alla ricchezza, noi dobbiamo mirare alla radice della ricchezza che è la virtù. Una ricchezza interiore, naturalmente, spirituale, non materiale. Non è questo il punto, il fine dell'esistenza. Non si è mai dato un caso in cui alla benevolenza amorevole del sovrano non sia corrisposta l'amorevole riconoscenza da parte dei sudditi. Questo ci dice Confucio. Ecco che il sovrano deve essere amorevole, così riceverà am amore, no? Riceverà benevolenza a sua volta. Anche le parole di Mencio, abbiamo visto, un grande confuciano, sono molto analoghe. Dice che vi sono casi attestati di uomini che hanno ottenuto il potere in un singolo stato senza benevolenza, ma non ho mai sentito parlare di qualcuno che sia riuscito a costruire un impero senza di essa. Ecco, quindi gli imperi di uomini si fanno con questa qualità, che è una qualità che il guerriero, il samurai vengono a realizzare nella loro azione, nella loro visione del mondo, in questo regime feudale. Quindi, lungi dal voler essere sudditi passivi e egoisti, ambiziosi, no, tutto ciò è da rifiutare. L'ego in qualche modo è da sconfiggere, potremmo dire. È l'ego il punto, è il carattere che deve essere eliminato, anche nella paura della morte. La paura della morte è paura di se stessi, possiamo dire, cioè è paura della propria limitatezza egoica perché non si è sperimentata quella consapevolezza di appartenere all'assoluto, che, come dicevamo prima, è una delle fonti del Bushido che viene dal buddismo, no? Questa consapevolezza di essere uno con l'assoluto. E quindi questa disidentificazione con il proprio corpo, con la propria, con il proprio livello mentale, intellettuale, no? Questo è centrale nella operazione dell'etica, nella comprensione etica del mondo del guerriero. Nella visione del mondo del samurai c'è questa componente significativa di sacrificio anche per gli altri, quindi di assenza di una propria egoicità che si vuole imporre. Virtù e potere assoluto possono apparire alla mentalità anglosassone, dice il nostro autore Inazo, come due realtà difficili da conciliare, no? Ma non è così, non è così per loro. Un grande principe, un grande imperatore, per essere tale deve essere benevolente verso gli altri. Non può vivere da tiranno nel senso dispregiativo del termine. Nella concezione tradizionale giapponese del Bushido, ciò è assolutamente possibile. L'esercizio del potere monarchico non grava così tanto. No? Non è qualcosa che si impone come un'incombenza ingestibile. La benevolenza era una virtù che apparteneva alla sfera del materno. Se la rettitudine, la giustizia, il coraggio sono qualità considerate maschili, la benevolenza è una virtù materna, di cui però anche l'uomo, no? L'uomo ma come maschio, dal punto di vista biologico, deve coltivare, perché la nostra anima è ha anche questa componente femminile, che è fatta di compassione, di gentilezza. E l'anima umana, in quanto duplice, in quanto potremmo dire noi, androginica, cioè che riflette quell'androgeno originario, di cui per esempio ci parla la Bibbia, nella cultura occidentale, ma di cui parla anche il mito platonico nel Simposio, ebbene, tutte queste prospettive ci mettono al centro proprio l'idea archetipica dell'androgino, di cui anche Jung dedica diversi scritti. Ecco, questo tipo di
elemento rappresenta l'anima, e l'anima è duplice, no? È tanto maschile quanto femminile. Anima, animus è la differenza che fa Freud, ma al di là, che fa Jung. Al di là di questa categorizzazione, è importante coltivare qualità maschili e femminili, e la benevolenza è una qualità tipicamente femminile che però deve essere portata a manifestazione, a espressione. La compassione non era tanto rara ai tempi, era universalmente vero che gli spiriti più coraggiosi sono anche i più teneri, no? Quelli più amorevoli verso gli altri, oltre che a essere audaci. Quindi non c'è impossibilità di conciliare questi due aspetti che sembrano contraddittori. È la coincidenza oppositorum, come massima realizzazione del guerriero, potremmo dire noi, con termini differenti ma coerenti con questo discorso. Quindi l'orgoglio non era così fondamentale, no? Nella loro etica, laddove vi era sicuramente l'esercizio della forza bruta e dei privilegi di appartenenza ad una casta aristocratica e militaresca, ma la forza d'animo interiore non era differente rispetto alla benevolenza, era un orgoglio non egoico, potremmo dire, un orgoglio che si metteva a servizio dell'altro in maniera amorevole, in maniera benevolente, appunto. Qui continuiamo a soffermarci su questo sentimento, perché è fondamentale essere compassionevoli con gli altri. Questa deriva dall'etica buddista, in modo da potersi sentire parte, no, di una totalità superiore che supera le singole anime, ma che ci accomuna. Quindi ecco come i codici d'onore qui si possono confrontare con quanto viene detto nella tradizione romana. Abbiamo fatto già dei parallelismi con l'ideale romano, dell'impero romano. E proprio in questo senso viene citata da Inazo la Eneide, il sesto libro, in cui Virgilio scrive: E tibi erunt artes, pacisque imponere morem, parcere subiectis et debellare superbos, che significa, tradotto, queste saranno le vostre arti: imporre la via della pace, risparmiare i vinti e domare i superbi. Quindi questo è il punto, no? Anche nell'impero romano vi è qualcosa di analogo. Vi è qualcosa di analogo nel suo mito fondativo, che è quello contenuto nella Eneide di Virgilio, e che proprio alla nascita dell'impero romano cerca di dare unità, di senso a questa cultura, a questa civiltà, con la C maiuscola, come quella romana. Ecco, troviamo questa frase che possiamo attribuire anche alla realtà Bushido, alla via del guerriero, perché bisogna certamente essere pacifici e risparmiare i vinti, ma domare i superbi, domare coloro che non sono in grado di domarsi da sé, fondamentalmente, perché un superbo, in ultima analisi, è chi non è capace di essere padrone di se stesso, non ha quelle qualità morali che lo rendono effettivamente in grado dell'autocontrollo. E vedremo poi come anche l'autocontrollo sarà fondamentale in questa scoperta dell'etica del guerriero giapponese. Quindi benevolenza verso gli altri, verso gli oppressi, verso gli sconfitti, sono qualcosa di fondamentale, non antitetico, ma sono caratteristiche eroiche, eroiche in tutti i sensi. Non c'è quindi, lo ripetiamo, contraddizione. Ora, per coltivare queste emozioni così gentili, era difficile, non essere spesso, sottoponibili a una, incapacità di manifestare il proprio pathos. Cioè, cosa voglio dire, vediamo con un aneddoto riguardante un rude samurai, per capire meglio questo punto. Quando gli fu chiesto, ci dice Inazo, di apprendere l'arte della versificazione, e gli venne proposto il canto dell'uccello come soggetto del primo componimento, il suo spirito focoso si ribellò e scrisse questi versi che poi gettò ai piedi del maestro: Il guerriero coraggioso tiene alla larga l'orecchio che ascolta il canto dell'uccello. Ma il suo maestro, impassibile di fronte a tale rozzezza, continuò a incoraggiare il giovane finché un giorno la musica della sua anima si risvegliò per rispondere alle dolci note
proprio dell'usignolo dei cespugli. E così scrisse: si erge il guerriero, forte nella sua armatura, per ascoltare il canto del Uguisu, che sarebbe questo usignolo, che gorgheggia lieto tra gli alberi. Ecco com'è commovente, no? Questa sensibilità poetica congiunta a uno spirito guerriero, che quindi non è né troppo eccessivamente artistica, nel senso melenso del termine, ma né troppo, per così dire, rude, rozza. Ecco, la armonia, la coincidenza oppositorum, ancora una volta. E quindi era molto difficile per il guerriero, spesse volte, venire incontro a queste esigenze, ma era qualcosa che gradualmente si poteva realizzare in questa società tradizionale come quella arcaica, feudale, giapponese. L'altro elemento etico è quello della cortesia. L'essere cortesi, la gentilezza, l'educazione sono elementi che ancora oggi regnano all'interno del Giappone, no? Questa grande, appunto, educazione. Sono qualità morali che non si basano sulla ricchezza, ma escludono qualsiasi elemento di ostentazione. Nelle sue forme più alte, la cortesia poi assomiglia all'amore, dice Inazo, perché possiamo dire che la cortesia è paziente, benigna, che non si comporta in modo indecoroso, che non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male. Ecco, così è proprio la lettera dei Corinzi, che viene qua citata e che riassume benissimo cos'è la cortesia anche per l'etica del guerriero. Di certo, è fondamentale co cogliere proprio come il guerriero debba rispettare un galateo, che sia tipico della convivenza sociale. È la condizio sine qua non di ogni, convivenza con gli altri, con i giovani e con gli anziani. Si insegnava, cioè in questa società, si insegnava ai giovani la massima attenzione al rispetto di alcune norme, come camminare, come sedersi, come inchinarsi davanti agli altri, nei minimi dettagli, nelle minime situazioni, anche le più impensabili, anche il servire il tè, il modo in cui lo si deve bere, secondo una specifica cerimonia che rimanda anche qui ad una concezione artistica, spirituale, etica. Tutti i gesti della quotidianità vengono vissuti con una consapevolezza spirituale differente, ecco, da uomini colti, cioè colti non nel senso di eruditi, ma nel senso di coltivati, che avevano fatto questo lavoro su di sé, si poteva a questo punto trasformare anche l'atto quotidiano e banale in qualcosa di grandemente interessante dal punto di vista spirituale. Quindi chiaro come questa attenzione meticolosa anche al dettaglio fosse funzionale a una comprensione più ampia della società, e fosse inserita soprattutto in una visione del mondo, per noi spesso inintelligibile, ma che invece ha ancora un suo forte valore, di carattere spirituale, attualissimo. L'etichetta arriva a queste sottigliezze molto piccole, no? Però nascono in scuole differenti, non nascono tutte da una stessa scuola. Ogni scuola, diciamo così, ha un'attenzione diversa a dettagli differenti. E ciò nonostante, però, tutte queste scuole sono accomunate da un tratto essenziale, no? Ci dice Inazo che un grande esponente della rinomata scuola di etichetta Ogasawara, ci viene detto, ci viene scritto, esprime con queste parole che adesso andiamo a leggere. Precisamente, il fine dell'etichetta è di coltivare la mente in modo tale che, quando siedi in silenzio, nemmeno il più rozzo dei ruffiani possa disturbare la tua persona. Ecco quindi che cosa significava: un'educazione mentale e di anche controllo della stessa mente, non solo dei propri gesti, attraverso il controllo del fisico, del corpo, della postura, dell'azione nel dettaglio, si controlla la propria mente. È vero, quindi, che questa virtù è apparentemente non guerriera, ma in realtà è guerriera anch'essa, proprio perché è la cortesia che è fondamentale nell'educare la mente. Un esempio che possiamo fare è proprio la già citata cerimonia del tè, che nella lingua
giapponese si chiama cha no yu. Sorseggiare il tè è un'arte, ci viene detto. È chiaro, no? È qualcosa che necessita una mente tranquilla, un animo sereno, una postura composta e rilassata, che possono poi favorire un adeguato apprezzamento del tè, no? La pulizia scrupolosa della piccola tazza, ci viene detto, protetta dalla vista e dal chiasso della folla, permette di ritrarre i pensieri dal mondo. L'interno spoglio non ritrae l'attenzione come i tantissimi quadri che ci sono. Quindi già da come si tiene la tazzina del tè si incomincia a parlare di cerimonia del tè. E poi la purezza e l'essenzialità del gusto. I modi di versamento del tè, l'atteggiamento con cui lo si fa, l'atteggiamento interiore soprattutto è importante, non solo l'esteriorità del gesto, l'esteriorità del gesto minuzioso, attento, normato da un insegnamento tradizionale è finalizzato al suscitare in noi un certo atteggiamento nella nostra anima che possa modificare il nostro ethos, cioè la nostra capacità di dominare il corpo, dominare la mente in maniera consapevole. Il Cha no Yu è più di una cerimonia, ci dice, è un'arte raffinata, è poesia che ha come ritmo gesti articolati, è un modus operandi dell'anima, in questo consiste il suo valore più grande. Quindi sono elementi importanti e la cortesia emerge qui, emerge nei modi, nelle maniere aggraziate, come quando si versa il tè, ci spinge in questo senso a coltivare la cortesia attraverso questa semplicità del gesto quotidiano, no? Quindi le virtù etiche non sono manifeste soltanto in battaglia, questo lo abbiamo detto, ma dobbiamo ripeterlo. Per la concezione Bushido, le virtù etiche si vedono nell'azione quotidiana, anche in queste minime realtà. Quindi un'altra usanza che può sembrare strana, se non addirittura comica, è dettata da una preoccupazione di un certo tipo e che non viene colta, no? Dagli occidentali, ci dice Inaza. Infatti, in Giappone si disprezza il fare un regalo, no? Il regalo è qualcosa che non viene accettato, si pensa in questi termini, qui cito proprio Inazo, sei una bella persona e nessun regalo è abbastanza per te, ti prego di accettare questo mio regalo come segno dei miei sentimenti e non per il suo valore intrinseco. Sarebbe un insulto nei tuoi confronti pensare che anche il più bello dei regali possa rendere merito alle tue qualità. Quindi è chiaro che il regalo non ha importanza, no? Il fare un regalo non è visto in maniera positiva, no? E ostentare il proprio amore anche attraverso beni materiali. Questo consumo dell'amore, della cortesia, non viene colto dagli occidentali, ma naturalmente nella concezione giapponese, no? Non si vuole in alcun modo ottenere l'amicizia dell'altro mettendo al centro il regalo, ma mettendo al centro lo spirito, no? Il regalo non è importante, è fondamentale lo spirito, che è qualcosa che poi si dice anche da noi, è il pensiero che conta, non è importante quello che si regala, ma è un modo di dire che, diciamo, in qualche modo è un retaggio culturale che appartiene al passato del nostro paese, della nostra cultura, ma che non è veramente incarnato in un'etica che ormai è un'etica di natura capitalistica, che mette proprio al centro il consumo. Il consumismo domina le nostre esistenze anche nei rapporti umani più puri in qualche modo, no? Più genuini, è difficile ritrovare questo aspetto, che invece era considerato assolutamente normale in una cultura come quella in cui i samurai e il Bushido era potuto emergere. Quindi, ecco, è importante sottolineare questo aspetto, che ci pone allo stesso tempo in una relazione di continuità e di differenza con il mondo giapponese, un mondo che noi ancora fatichiamo a comprendere, ma che ci affascina proprio perché si colloca in maniera quasi opposta rispetto alla nostra cultura.
ma che nonostante il livellamento della mondializzazione, la omogeneità, la uniformazione dei costumi, delle credenze, delle tradizioni che la globalizzazione porta avanti, è pur tuttavia rimasto in certe forme ancora oggi, soprattutto la venerazione degli dèi, dei kami e alcuni atteggiamenti molto rispettosi. Ma vedremo poi più avanti come altre virtù del guerriero sono fondamentali. Per esempio, la veridicità e la sincerità da una parte e dall'altra l'onore. L'onore è qualcosa che possiamo ben capire essere afferente alla sfera militaresca e combattiva di questa concezione filosofica ed esistenziale, o meglio, filosofica in quanto esistenziale del cammino giapponese. E con questo concludiamo.